Sul ponte Belvedere dell'Aquila tutto da rifare. Ad un anno dalle dichiarazioni dell'allora assessore alle opere pubbliche Guido Liris, che proponeva tra le altre cose anche il probabile abbattimento dell'edificio che sta sotto il ponte, sembra l'amministrazione comunale ora intenzionata a ripartire. L'amministrazione pare infatti decisa a percorrere per il ponte Belvedere la via del project financing. A svelarlo è stato il vice sindaco Raffaele Daniele, a margine dei lavori della Commissione Territorio, riunita proprio per discutere di viabilità e parcheggi in centro storico. Daniele, come è noto, ha assunto da qualche mese la delega alle opere pubbliche. Il ponte Belvedere, per lui, potrebbe essere il simbolo della città che verrà. La settimana prossima Daniele è intenzionato a portare la proposta in giunta, così da aprirsi al mercato per la ricostruzione del ponte Belvedere, ma anche di quello di Santa Apollonia con relativo parcheggio. Il ponte Belvedere è un intervento urbanistico che di fatto crea una rottura tra Viale Duca degli Abruzzi e Viale Fontesecco. L'idea è di ricomporla, secondo il vice sindaco, per realizzare anche un'opera che diventi un simbolo della città. L'intervento però andrebbe oltre i fondi che il comune ha e per questo l'idea del project financing. La tempistica però ancora non c'è. Dopo l'approvazione in giunta verrà pubblicato di certo un bando con scadenza a 30 giorni. Una volta acquisiti i progetti si sceglierà il migliore. La conferenza dei servizi seguirà per acquisire il progetto selezionato con l'importo indicato mettendolo a gara. A quel punto si vedrà se qualche ditta avrà una proposta di ribasso. La procedura del project financing comunque prevede che anche in caso di offerte a ribasso sia riconosciuta una prelazione a chi ha proposto il progetto. Il Comune dell'Aquila potrà mettere i fondi per 2 milioni e 700 mila euro circa. La storia di questo ponte è comunque molto controversa perché a dicembre del 2017 la Giunta approvava la modifica della proposta progettuale sul consolidamento del ponte Belvedere. L'assessore Liris annunciò che finalmente, dopo 9 anni, sarebbero partiti i lavori di un nodo stradale fondamentale per la città. A ottobre del 2018, però, lo studio di ingegneria Romolini, come si ricorderà, che si era aggiudicato lo studio per la progettazione del nuovo ponte, abbandonò l'incarico, rescindendo il contratto causa insufficienza fondi. L'incarico affidato allo studio toscano risaliva a giugno 2016.